abbiamo un po' più pulito quello che avevo abbozzato alla lavagna, cioè la combinazione tra i due impianti, vedete la cosa importante, lo scarico della turbina gas viene portato in controcorrente, cioè in controcorrente, come dicevo, sostanzialmente il surriscaldatore. Questo è appunto un generatore di vapore, visto così è del tutto schematicamente chiaramente, uno schema del tutto simile a quello del generatore di vapore tradizionale. La differenza è sulla fonte qui dell'energia termica, che qui è calore recuperato, scaricato e quindi da recuperare, scaricato dalla turbina, dall'impianto con turbina a gas. Nel generatore di vapore di tipo tradizionale questo evidentemente viene prodotto in appositi bruciatori, e dopodiché lo schema risulta questo, e quindi diciamo, quello che avevamo visto prima, quindi dal condensatore viene portato nella parte bassa, nell'economizzatore, cioè quello dove avviene questo scambio qui, quindi il fluido caldo ha già ceduto buona parte del suo calore prima nel surriscaldatore, poi nell'evaporatore, e poi quindi quando la sua temperatura si è considerevolmente abbassata è però ancora in grado di cedere calore al liquido saturo appena uscito dal condensatore, e vabbè, è pompato alla pressione di esercizio del nostro ciclo. Questo è l'evaporatore, questo è il surriscaldatore. Una volta surriscaldato, diciamo, la turbina, così qui è stata rappresentata la turbina a vapore con tre coppie, alta, media e bassa pressione. Questo è diciamo lo schema base per una configurazione ANFAI. Okay. Eccoci qua. Questo, quello che dicevo prima, è il punto critico, okay. Cioè questo ginocchio che esiste qua fra l'uscita dell'economizzatore e l'ingresso dell'evaporatore, okay. E fissate quindi un minimo valore, questo TSH sarebbe quella che noi abbiamo chiamato T3 del vapore, e questa sarebbe la T4 d'uscita dei gas. Quindi fissato questo delta T approach, cioè di avvio, di inizio scambio termico, fissato appunto quello che avevamo disegnato qua, il delta T di pinch point, cioè la distanza fra il ginocchio sulla curva del vapore e quella corrispondente a parità di ascissa corrispondente alla temperatura del gas sulla sua linea di raffreddamento. Ok, e alla fine questa temperatura di uscita del gas risulta determinata, e come vedete può risultare parecchio più elevata rispetto a quella del liquido saturo che ben conosciamo. Questo fatto appunto comporta poi questo è ingrandito quello che abbiamo già visto prima, non... Ok? Altro, diciamo, questa criticità qui comporta valori dell'efficienza dello scambio non particolarmente elevati.
Come accennavo, adesso vediamo diciamo che cosa dicevo, stavo scarabocchiando prima, che se avessimo due gas, questi avrebbero le linee di raffreddamento rispettivamente di raffreddamento e di riscaldamento dell'altro, sarebbero grossomodo parallele e diciamo a scapito delle dimensioni dell'impianto si possono provare ad avvicinare diciamo più o meno a piacere. Nel momento in cui appunto ci troviamo con un fluido in passaggio di fase, vedete, il parallelismo è difficile da realizzare, a meno che non si ricorra a qualche accorgimento, nel senso che se io provassi a fare una cosa di questo genere, cioè se spezzetto la mia curva del fluido in passaggio di fase, quindi vuol dire che ho due correnti a due diverse pressioni, T1 e T2, che vedete, questa adesso a livello di grafica, poi vediamo fisicamente che cosa significa, è chiaro che teoricamente quanto più spezzetto questa curva, tanto più mi avvicino, posso provare a ricreare un parallelismo con la curva di raffreddamento del gas e quindi diciamo cerco di in questo modo, e questo graficamente adesso vediamo che significa fisicamente, in questo modo cerco di superare quell'inconveniente dovuto appunto alla presenza di quel ginocchio, come abbiamo detto prima, e quindi diciamo quindi imposto da questo delta T di pinch point e riesco più o meno spezzettando ad avvicinare, a migliorare il parallelismo e quindi a rendere possibile diciamo una certa misura l'avvicinarsi diciamo della curva rossa a quella azzurra qui riprodotta. Fisicamente che cosa significa? Cosa vuol dire quello che stavo facendo qui? Significa che potrei, per esempio, potrei il mio ciclo a vapore, potrei farlo in questo modo, cioè avere all'uscita del condensatore un doppio flusso. Cioè che uno viene, segue una compressione fino ad un certo livello di pressione a cui evidentemente corrisponderà una certa temperatura di evaporazione e un'altra portare come se si dividessero in due parti, non diciamo in che percentuali, non è detto che le percentuali debbano essere uguali, diciamo esattamente metà e metà, ma in generale il flusso in uscita dal condensatore, possiamo dire in generale, si sdoppia. Una parte viene compresso fino ad una certa pressione e una parte fino ad un'altra pressione più alta, la pressione massima del nostro ciclo. E quindi chiaramente le temperature di evaporazione risultano diverse. Quindi avremo nella turbina avremo un corpo di alta pressione nel quale arriva il flusso evidentemente ad alta pressione. Dopodiché, espandendo, per esempio, arrivati alla media pressione, diciamo, la pressione a cui è arrivato il vapore che ha effettuato l'espansione nel corpo di alta pressione, per esempio, raggiunge il valore
della pressione di questa seconda corrente. Le due correnti possono riunirsi e essere riscaldate, portate in condizioni di surriscaldato, anche se si vuole, alla stessa temperatura massima del ciclo, e poi effettueranno insieme tutta quanta l'espansione nel corpo di bassa pressione a questo punto. Okay. Il risultato di questo fatto è quello che vedete riportato qui, cioè che è quella curva spezzata che abbiamo visto un attimo fa, questa, con i due sdoppiando le portate, e quindi con due livelli di pressione a cui corrispondono due temperature diverse, praticamente il risultato è che quella curva si trasforma in quest'altra. Questa rappresenta, diciamo, l'evaporazione alla temperatura più bassa, questa quella delle due correnti alla scusatemi, di quell'altra porzione alla temperatura più elevata, e questo poi è il surriscaldamento che da un certo punto in poi avviene per entrambe le correnti riunite. Il risultato è che il delta T medio di tutto questo scambio termico diminuisce e quindi aumenta l'efficienza dello scambio. Questo appunto con un generatore di vapore a recupero cosiddetto a due livelli di pressione. Ok? Chiaramente, diciamo, come al solito, una volta che uno ha provato, vi ricordate il discorso dei surriscaldamenti dell'impianto a vapore? Abbiamo detto che possiamo ripetere due volte, tre volte, anche quattro volte il surriscaldamento. È chiaro che ogni volta guadagniamo qualcosa, però questo guadagno percentuale diminuisce mano a mano. Quindi, l'ottimizzazione consiste nel trovare il giusto compromesso tra la complicazione dell'impianto e l'effettivo guadagno in termini di rendimento. Una cosa analoga l'abbiamo vista con la rigenerazione termica, cioè con gli spillamenti. Il numero di spillamenti, abbiamo detto, nelle grandi centrali almeno se ne fanno 5, però se ne possono fare anche 7, 8, anche 9. Pur di incrementare di volta in volta il rendimento dell'impianto. Quindi, analogamente, diciamo, se sdoppiare, suddividere in due le portate e quindi le pressioni, quindi le temperature di esercizio, comporta un netto miglioramento di quella epsilon, del valore di quella epsilon, cioè dell'efficienza dello scambio termico, e le cose migliorano ulteriormente se andiamo a complicare ancora lo schema, cioè se i livelli di pressione li facciamo diventare 3, come vedete, diciamo, otteniamo quello che prima vi stavo scarabocchiando, una spezzettata che è, diciamo, più o meno mediamente assomiglia un po' di più al segmento che rappresenta la curva di raffreddamento del gas caldo, e in questo modo in pratica migliora ulteriormente l'efficienza dello scambio termico. Quindi con un generatore a recupero cosiddetto, in questo caso a tre livelli di pressione, vabbè, lo schema, insomma, sul ciclo lo intuite facilmente, e quindi, diciamo, con un'alta pressione, una media e una bassa, ok, con una prima riunione delle portate alla media pressione e un'altra alla bassa pressione, e quindi una espansione
dell'intera portata. Qui si riesce pure un po' a distinguere, a differenza del caso precedente, non so se notate qui il cambio di tendenza in questo punto, dovuto proprio al riunirsi delle portate, cioè la portata che sta qui è diversa dalla portata che sta qui e quindi ecco perché cambia la tendenza di questa curva del surriscaldato alla fine dello scambio termico. E in questo modo, appunto, come diciamo, il delta T medio si abbassa ulteriormente, l'efficienza epsilon del recupero del calore migliora ulteriormente. Dubbi? Ok, qui troviamo un titolo di curiosità degli impianti in funzione, cioè, impianti si possono comprare, insomma, mettete mano, no? Portafoglio, abbiate fuori alcuni centinaia, migliaia, qualche milione di dollari, e la General Electric in questo caso, non che faccia la pubblicità la General Electric, giusto perché i dati sono sotto mano, vedete, la General Electric produce per esempio delle turbine a gas di media efficienza in questo caso. Ah, dimenticavo una cosa importante, ecco, i numeri a volte aiutano. È chiaro che quando si progetta, se il progettista non ha vincoli, ha mano libera nella progettazione del ciclo combinato, si scopre che l'ottimizzazione del ciclo combinato non deriva banalmente dall'aver scelto l'ottimo per il ciclo sovrapposto e l'ottimo per il ciclo sottoposto, e poi si mettono insieme e si vede cosa viene fuori. Chiaramente il risultato migliore invece si ottiene da un'ottimizzazione simultanea, nel senso che magari rinunciare a qualche punto di rendimento, soprattutto in alto, cioè nel ciclo sovrapposto, può dare dei vantaggi in termini di rendimento globale del ciclo combinato. È abbastanza intuitivo capire questa cosa. Rinunciare a qualche punto di rendimento significa, nel ciclo sovrapposto, significa scaricare i gas all'uscita dalla turbina a temperatura un po' più elevata, okay? A parità di T con 3. E quindi il rendimento è chiaro del solo ciclo a gas, però proprio quello scambio termico di cui abbiamo parlato ne può trarre vantaggio. Magari il rendimento del solo ciclo a gas peggiora del 10%, mentre, sto inventando i numeri chiaramente, giusto per fare un esempio, mentre l'efficienza epsilon di quello scambio termico magari migliora del 20%, e allora è chiaro che conviene effettuare questa operazione in modo tale che il rendimento complessivo dell'impianto salti. Come potete vedere, questi vengono accoppiati a delle macchine, a delle turbine a vapore di una certa categoria, forse lo vediamo nell'immagine seguente. Il risultato è che appunto si possono ottenere, vedete, valori del rendimento particolarmente interessanti, cioè questi sono proprio il massimo nella conversione termodinamica, insomma
siamo a livelli, insomma, sfiorare il 60% è un po' il sogno di ogni vecchio studioso di termodinamica, insomma, non esiste conversione calore-lavoro con rendimenti più alti del, oggi, insomma, di circa il 60%, è già sembra una cosa eccezionale se si pensa appunto a quello che 30-40 anni fa accadeva in questo campo. A voi 30-40 anni sembrano tanti, assicuro, nello sviluppo di una tecnologia sono pochissimi. Okay, come vi dicevo prima, per produrre quantità di vapore significative, per esempio, ecco, questo è l'esempio che dicevamo prima, si possono mettere in parallelo due impianti con turbina a gas, se ne prendono gli scarichi insieme per alimentare il generatore di vapore a recupero, avendo una portata maggiore a disposizione lo scambio termico migliora e questo comporta questo lieve, in questo caso lieve incremento del rendimento, però lieve come incremento, però il risultato finale è eccellente. E la cosa più vistosa è che chiaramente la potenza complessiva dell'impianto, mettendo in parallelo due turbine a gas da ognuna da 250 megawatt, il risultato è che le due da 250 più la turbina a vapore sottoposta portano un impianto di circa 800 megawatt, dovremmo averle da qualche parte. Queste sono le macchine a vapore che vengono fuori, queste sono ulteriormente, diciamo, il massimo della sofisticazione che riusciamo ad avere in termini di impianti a ciclo combinato, dove, come dicevo, il rendimento netto, insomma, diciamo, trascurando qualche lieve perdita, insomma, diciamo che va a sfiorare il 60%, e se veramente rappresenta il top nella generazione dell'energia per via termodinamica che oggi conosciamo. Quindi, come vi dicevo, se non ci sono impedimenti nella scelta dell'impianto, se oggi in un paese si decide di fare una centrale termoelettrica ex novo, ripeto, termoelettrica, dove la fonte primaria è ancora tradizionalmente il potenziale chimico di un combustibile, sicuramente la scelta privilegiata per una nuova centrale è di questo tipo, non ci sono proprio discussioni su questo punto. È chiaro, le discussioni potrebbero nascere, come dicevo, considerando le limitazioni dei due impianti a sé stanti. L'impianto sovrapposto, l'impianto con turbina a gas, evidentemente come limitazione, l'unica limitazione che ha è quella di richiedere un combustibile abbastanza pregiato. Quindi questa nuova centrale, devo sapere in partenza che dovrò alimentarla o con un combustibile liquido di buona qualità o, ancora meglio, magari con gas naturale. Se io ho l'imposizione invece di consumare un po' di carbone, perché in quel paese, in quella circostanza, la politica energetica nazionale prevede l'utilizzo del carbone, questa cosa non si può fare. E altrettanto per quanto riguarda l'impianto sottoposto, chiaramente l'impianto sottoposto è un impianto con turbina a vapore di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, e quindi con le limitazioni sulla scelta del sito di cui abbiamo parlato, insomma, il problema principale sono la disponibilità di grandi quantitativi di fluido refrigerante, quindi sostanzialmente di acqua per il calore da asportare nel condensatore,
altra acqua per il reintegro del vapore che comunque è necessario, e quindi chiaramente se questa centrale la devo fare in montagna non va bene fare una centrale a ciclo combinato, la dovrò fare soltanto con la turbina a gas. Però ripeto, una volta superati tutti questi limiti, questi ostacoli, sicuramente questa è la prima scelta nel campo della produzione dell'energia elettrica da fonte termica con la conversione. Bene? Dubbi? Curiosità?